Solidarietà, accoglienza, integrazione, tre parole che sintetizzano appieno il progetto dell'Associazione Vita di Ariano Irpino, ormai ben consolidato da anni a sostegno del popolo del Sahrawi. In 8, 4 maschietti e 4 femminucce, accompagnati dall'imam Hassan, sono stati accolti come ogni estate da volontari e famiglie, fino a coinvolgere quest'anno anche la vicina Puglia. Ecco Monteleone, siamo all'interno della villa comunale. Sindaco, amministrazione e cittadini accolgono con gioia i piccoli ospiti. È un paese che vive nel segno dell'ospitalità e queste sono esperienze che fanno crescere un po' tutti, sia noi come amministratori e sia la nostra popolazione che comprende gli innumerevoli problemi che possono affliggere queste popolazioni, che fanno una vita di sacrifici, sono soggette a persecuzioni e è giusto che abbiano un momento di pace e di tranquillità, e noi siamo disponibilissimi a ripetere questa esperienza anche nel futuro. Qui siamo all'interno della casa di riposo, un applauso accoglie l'arrivo degli angeli della Sahara, una bella pagina di solidarietà autentica che vede insieme bambini e anziani. È la casa di riposo della terza età che abbiamo qui a Monteleone e che è stata rilevata da un'altra società. Speriamo che possa essere un progetto pilota fra bambini e anziani, quindi integrarli, farli socializzare, perché quando si diventa anziani, come lo sono quelli che sono presso la casa di riposo, si è ancora bambini, e quindi questa esperienza speriamo di ripeterla anche in un futuro prossimo. Teresa Camanzo, che da anni segue con grande attenzione questa iniziativa, si commuove mentre abbraccia gli ospiti del centro. Apriamo le porte verso la Daunia, verso la Puglia, perché anche loro conoscano il problema del popolo Sahrawi e condivida. Siamo stati benissimo, stiamo benissimo, l'aria è salubre, un'accoglienza meravigliosa, l'incontro con altri bambini, giochi, l'allegria. Com'è stata questi primi giorni, questa prima accoglienza? Bene, grazie a tutti, grazie a tutte le associazioni che lavorano a nostra causa di vicino di Montano. Noi da 40 anni siamo fuori dal nostro paese, siamo in campi di rifugiati, abitiamo in una zona desertica e grazie a voi che siamo qua. Grazie all'associazione, perché là la temperatura è molto alta, arriva fino a 60 gradi. E siamo meglio qua che là. I bimbi sono contenti, hanno giocato con altri bimbi, siamo arrivati a altri gruppi dei bimbi, abbiamo mangiato insieme, siamo bailati, siamo contenti. Questo è importante. E sono fisicamente sono bene, si provano bene.